Ciao Quinte! Andiamo avanti e scopriamo un'altra parte della storia dei Romani. Alla fine dell'impero di Ottaviano Augusto, caratterizzato da pace, conquiste e grandi opere, successero a lui alcuni suoi familiari, ovvero Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone. Pensate un po', Nerone salì al potere quando aveva soltanto 17 anni e dopo la sua morte, a 32, ci fu un periodo di disordini. A Nerone venne addirittura inflitta la damnatio memoriae, ovvero la distruzione di ogni immagine che lo potesse ricordare ai posteri. Dopo Nerone venne proclamato imperatore il generale Vespasiano, che fu fondatore della dinastia Flavia. E fu anche molto amato perché portò un periodo di pace. Iniziò a costruire l'anfiteatro Flavio, ovvero il Colosseo. A Vespasiano successero i suoi due figli, Tito e Domiziano. Tito regnò per poco tempo. Con Domiziano, invece, terminò la dinastia Flavia e anche a lui venne inflitta la damnatio memoriae. Siccome molti di questi imperatori esercitarono il proprio potere con violenza e senza rispettare le leggi, nel secondo secolo d.C. il Senato stabilì che la carica di imperatore non fosse più ereditaria. Il Senato, infatti, decise che il successore dell'imperatore doveva essere scelto con il metodo dell'adozione, ovvero l'imperatore avrebbe dovuto scegliere il suo successore tra i migliori senatori o generali. Poi avrebbe dovuto adottarlo come figlio, in accordo col Senato. Il primo imperatore scelto con questo metodo fu Traiano. Traiano fu sensibile ai problemi dei suoi sudditi, infatti creò un'assistenza pubblica per garantire cibo ai bambini poveri e conquistò altri territori. Così l'impero raggiunse dimensioni gigantesche. Qualche curiosità. Nel mondo romano i giorni di festa erano molto importanti. Venivano chiamati ferie ed erano celebrazioni per onorare una divinità oppure i solstizi. Si organizzavano processioni, sacrifici, gare, giochi e spettacoli. Quando nell'80 d.C. venne inaugurato il Colosseo, questo poteva contenere fino a 50.000 persone e al suo interno si svolgevano combattimenti tra gladiatori. Nel circo romano, invece, dal latino circus, cerchio, ospitava la corsa con le quadrighe, ovvero carri a due ruote molto veloci e trainate da 4 cavalli. Il teatro romano invece ospitava tragedie o commedie e soltanto gli uomini, schiavi o stranieri, potevano recitare. Infatti, secondo i cittadini romani, era poco onorevole la professione dell'attore. Alla prossima puntata, Quinte. Un abbraccio, Teresa.